Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'evasione, di cui abbiamo mancato un fagiolo. Non è che, però, Questa volta abbiamo le miniere con frugoletto, miccia corta, uccellino, creaturine, guerriero di pietra, carica per la libertà e 12 fagioli. Allora, sinceramente l'ho già detto più di una volta, io sono più per il gioco che per il collezionismo. Se riusciamo a prenderli bene, se no, amen. L'unica cosa che separava Shrek da lontano lontano era il Monte Grimm, noto anche tra gli alpinisti come impervio mastodonte ghiaioso della morte. Ah beh. Il lupo cattivo, dichiarando di aver fatto lo sherpa da cucciolo, conosceva una scorciatoia. Perché scalare un monte se ci puoi passare attraverso? E ricorda, se Shrek e il gruppo non si sbrigano... Sì? Il principe azzurro bacerà l'ignara Fiona e Shrek perderà Fiona per sempre. Ah, beh, ottimo, dai. Dobbiamo solo sbrigarci. Tac-clac, co-cloc. Ma come? Dai! La nostra carica speciale ci farà passare. Con quell'animazione me lo stai dicendo, Shrek? Aspetta. Sì, così si fa! E la madonna, aspetta, sì, calma. Fammi vedere, a parte che spadone enorme c'ha Shrek. C'è uno spadone enorme. E i doppi sensi si consumano. Carica! A parte che la carica dura pochissimo. E poi perché ci sono degli omoni? Oh, aspetta. Fare le fusa. Ah! Bene, il mio attacco in volo è lanciare una pozione. Dove l'abbiamo prese? Scusami. Comunque credo che la cosa più difficile sarà usare Shrek in volo, cioè col salto. Prendi questo. Credo che Shrek sia più da usare a terra più che in volo. Però il terzo attacco, questo qua col colpo di Ciuchino, è più fastidioso che altro. Comunque, vediamo se Ciuchino e Shrek riescono ad usarlo. Ma perché? Vabbè. Sono una macchina da guerra verde e cattiva! No, ora sei rosa e cattiva al massimo. Comunque... Ah, mi stai solo dicendo che lo sgretolo ma non gli faccio nulla? Calmi un attimo. Ho capito che mi stai colpendo, però io starei anche cercando di muovermi. C'è da dire che è una cosa che ho sempre pensato. Shrek in questa forma sembra Renato Pozzetto. Non vorrei fare questo parallelismo, ma è così. Tac. Vieni micione, che tocca a te, per favore. Ora, come ti faccio a far salire qua sopra? Credo da qui. Sì, ce la fai, perfetto. Ottimo. Pensavo non ce l'avrebbe fatta. C'è qualcosa qui? No. E ora si prosegue. Là c'è un fagiolo, lì in fondo. Ottimo per me. Mentre qui che cosa abbiamo? Adios. È uno dei nani, ma si è fatto rapire un'altra volta? Quanto devo tirarlo su, scusami? Ah, ok. Devo continuare all'infinito. Quindi sei a posto tu? Ti ho salvato? Ciumbia, Yari Ciumbia. Vi ringrazio. Ma perché abbiamo notato che avete un'invasione di rane? Fulmini e saette, è proprio così. Travolti dal clan Ranocchio, sotto il controllo della fata madrina, hanno perfino catturato Biancaneve. Oh no, Biancaneve! Per tutti i numi, volete salvare Biancaneve e i miei fratelli nani, sì o no? Non è che io abbia scelta, penso che lo dovrò fare, vero? Vabbè, io intanto mi prendo il fagiolino e proseguo con Shrekino. Oh, c'è da dire che comunque il colpo volante di Shrek sciotta, eh. Lì c'è un altro fagiolo, fermo, fermo, l'ho appena visto. Mamma mia, calmi tutti. Vieni biscotto, mi servi tu. Potenza orchesca! Vediamo. Oh, mi sorprendo di me stesso. Ah, vabbè, è esploso alla fine. Scusami. Oh, la mia coda!
scusami, eh. Vabbè, facciamo così, vieni micio. Ecco fatto. Alla fine ce l'ho fatta, probabilmente non nel modo in cui voleva il gioco, ma sti cazzi, alla fine ce l'ho fatta, bastava quello. Che ho limato le unghie. Bel lavoro. E ora vi facciamo passare. Gli sono scomparse anche le orecchie a quello. Vi facciamo passare. Ah, c'è una pozione di invincibilità qui. Prendiamo la pozione perché tanto non torneremo mai in queste zone. Carica, ecco fatto. Colpito e affondato. Sì, però ho capito tutto. Però sei lento, cioè. Fermi un attimo. Mi sembra di aver visto un'entrata qui. No, è solo una statua. Quindi alziamo questo. Questa è la pedana più fastidiosa da tirare su che abbia mai visto in un gioco. Sincero, eh. No, e dai. Fastidiosa. Oh, e finalmente. Quante cacchio di volte devo continuare a fare su e giù? Vai biscotto, uccidi tutti. Arriva a terti, ecco, con fatto. Una zampa legata dietro la schiena. Sì, certo, è tutto quello che vuoi, gatto. Noi intanto proseguiamo da questo lato appena la telecamera smette di sminchiolarsi. Vieni micio, tocca a te. Fagiolo, eccolo qua. Grazie, volevi nasconderti, eh. E io tiro giù il ponte intanto. Adios. Tocca al lupone. Eccoci qua, grazie. E finalmente. No, non l'ho preso. Ce ne sono altri in arrivo. Mamma mia, ma che cattiveria il colpo volante del lupo. Cioè, abbiamo visto che cacchio ha appena fatto il lupo. Cioè, si tuffa per terra e spacca con un'onda d'urto. È potentissimo il lupo. Aia. Scusami? Cioè, un colpo e sei morto? Serio? Perché questa decisione? Cioè, sono dei nemici normalissimi ed era una sezione normalissima. Perché un colpo avrebbe dovuto uccidermi? Guarda, non lo so. E arrivato a questo punto, anche poco mi importa. Ok, proviamo a tirare giù la leva in Hai un bel coraggio, tutti! Ah, ma sono anche di colore diverso, quindi questi qua verde... Ti prego, sono solo un biscotto! Boh, non l'ho capito allora. Ma mi ha appena colpito. Mi ha appena colpito. Perché allora non ho dovuto rifare il livello? Non l'ho capito, veramente. Proseguiamo, si possono rompere? Questi no, questi sì però. E c'hanno un sacco di soldini al loro interno. Perfetto. Ora liberiamo, fagiolo, grazie. Anche il nano. Però questa pedana non funziona. Questo vuol dire che dovrò attivarla da qualche parte? No, semplicemente ho bisogno di due personaggi. Allora, uno e due. Ecco fatto, secondo nano liberato. Ehi là là, davvero un bello spettacolo. Siamo diretti all'altro versante del Monte Grimm. Senti, siamo vicini per caso? Non lo so. Detta, direi che non manca molto, solo che è più dura da questo punto in poi. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma Shrek si stava stendendo su Ciuchino, stava facendo così come faccio io sulla moto. Allora, non vedo, telecamera. Passiamo da questo lato che c'è un fagiolino. Aspettiamo che passino tutti. Aia, che dolore. Prendiamo anche questo. Prendiamo il fagiolino e abbassiamo questo. Vuoi darmi un morsetto? E a cosa è servito di grazia tutto ciò? Cioè, perché era importante questa leva? Solo per il fagiolo? Probabile. Non puoi spezzarmi, sono stantio. Arrivato a questo punto è molto probabile tutto. Vieni micio. Ecco qua. Vediamo di fare le cose con un attimo di calma. Lì c'è un fagiolo. Tira la leva per favore. Miau. Grazie, non cadere di sotto. Ecco fatto, prosegui così
Ci prendiamo tutta la roba. E ecco fatto. Ora, di nuovo due, vieni vieni lupo stavolta. Vieni gatto. Il lupo o il gatto? Il gatto e il lupo. Vedi, perché farne uno da solo che è più una rottura di palle che altro? Falne da due, così almeno è semplice, no? Lupo? Ogni tanto si imbambola l'IA e rimane ferma sul posto o si bloccano sui muri per nulla. Guerrieri di pietra. Guerrieri di pietra, il vostro sonno è colto. Levate a questi zotici il sorriso dal volto. A parte che la fata madrina è più brutta di come lo è nel film. È proprio una vecchia stronza. Ma poi la fata madrina ha fatto il Piertoto Locomotum, l'incantesimo di Harry Potter dove muovevano le statue di pietra. Fammi vedere, di solito in queste zone si nasconde sempre qualcosa. E invece no. Io non so come io l'abbia ucciso, ma ha funzionato, quindi va bene così. Credo che in teoria dovessi... Ah, sì? Dovessi appunto stordirlo. E poi colpirlo. Allora, calmi tutti, calmi, calmi. Ok, che c'è qui? Oggetto. Via tutti i ragni. Andiamo a distruggere anche lo spawner. Ecco fatto. Bene, abbiamo vinto. Che bello. Bene, che bello, abbiamo vinto. Allora, qualcuno deve venire con me. Anzi, non qualcuno, mi servono tre di voi. Quindi mettiamo qui il lupo. Mettiamo qui biscottino. Ecco fatto, dicevo. Vieni gatto. Lupo, mi servi di nuovo là in... Perché vi muovete se mi servite fermi in determinati punti, santo cielo? Oh, qui. Con calma e molto tempo. Loro ottimo fanno da lavoro, soli gente! Perché farne uno singolo e gli altri due da insieme? Che cavolo vuol dire? Oh, vabbè, guarda. Adios. Ecco fatto. Gattini cattivi, fagiolini da prendere, grazie. Vai Shrek, pensaci tu. Non muoverti, ti storpio. Ti storpio. No, Shrek, dove vai? Shrek è troppo lento, nonostante faccia abbastanza danno. Eccellente. È veramente troppo lento. Shrek è buono sia nell'aereo che nel combattimento fisico, ma è lento. Oh, non rovinare la pelliccia. È veramente lento. Dio gente, mio amico. Allora, lì c'è di nuovo una statua. Liberiamo un nuovo nano. Ecco fatto, perfetto. Dimmi tutto. Grazie per avermi salvato. Ora correte a liberare Biancaneve. Sì, sì, tranquillo, ora ci vado. Di qua ci posso passare? In teoria sì. In pratica non voglio provare perché ho paura di morire. E lì c'è un altro fagiolo. 9 dentisti su 10 sono d'accordo. Faccio male. Giustamente. Siamo a 11 fagioli, dai, ce la possiamo fare. Ah, un grafietto. Grafieto. Ah, guardalo qui di nuovo. Aia, che dolor. Allora, ha una barra di vita. Bene, solo che è vinto. Invisibile. È invisibile fino a un certo punto. Dio mio, che male. I tuoi attacchi mi fanno il solletico. Vabbè, per qualche motivo è invisibile a un certo punto. Ci manca creaturine, carica per la libertà e un altro fagiolo. Forza. Non facciamo come il livello prima che ne abbiamo dimenticato uno. Vai biscottino. Assai
Ancora devo capire prima perché sono morto. Assaggia il mio gatto a 9 code. A parte che ste ranocchie fanno lo stesso verso degli zombie di Metal Slug. Quando uccidi gli zombie fanno lo stesso rumore, identico. Numero 1. Barbe picconi, finalmente libero. Sentite gente, una cosa alla volta. Dobbiamo salvare Biancaneve dalle grinfie della fata madrina. Una volta fatto, arriverete lisci lisci a lontano lontano. Ok, però perché barbe picconi? È quello che mi ha incuriosito. Quindi ci manca solo carica per la libertà e 12 fagioli magici. È sicuro che il momento eroico toccherà a Shrek a questo giro. Quello è d'oro. Wow. Ed è incazzatissimo. Allora, calmi tutti. Probabilmente carica per la libertà o è il momento eroico o è questo. Prima di combattere io andrei a togliere gli spawner. Colpiscimi ancora, vedi che succede. Perfetto, uno spawner è andato. Eccolo lì l'ultimo fagiolo. Siamo stati bravi a questo giro. In guardia. Aia, che dolore. Calmi tutti. Non me gusta. È stato facilissimo. È stato facilissimo ucciderlo, però. Carica. Ah, mio principe, baciami, ti prego. È bionda, Biancaneve, scusami. Perdindirindina, è ancora viva. Ma perché l'hanno fatta bionda? Fiona sposerà il principe azzurro. E voi potete andare a farvi friggere. E voi potete andare a fare in culo. No, ti prego. È la stessa missione di quella del drago? È la stessa missione del drago, no? Aspetta, aspetta le pozioni. Ho visto che c'era la pozione. È probabile che dovessi o lanciargliela o era solo invincibilità per me. Madonna. Corri, Shrek. Corri. Ah, ma io posso saltare, vero? Me lo ero dimenticato. E la madonna che male. Allora, calmi tutti qua, Yuhu! Yuhu. Potenza orchesca! Colpita e anche affondata. Ah no, io non posso. Io non posso salire là sopra. Mi ha sbalzato via lui. Ah, ho capito. Questa missione è come quella del gioco di Ercole. Quella dove devi evitare tutti i colpi e sostanzialmente andare sempre dritto. Praticamente è la stessa roba. È il monte Aoba. E dai, l'avevo evitatissimo quello, però. Quello lì l'avevo evitato tantissimo. Qui, qua, qui, qua, qui. Perfetto, dai che gli manca ormai almeno 2 colpi. Ce la dovremmo fare in 2 colpi ancora. E niente, volevo andare a destra io però. Vabbè, qui sulla sinistra non c'era nulla, mi sa che è andata bene. Oh, calmo. Non vedo, non vedo, c'è troppa roba. C'è troppa roba e non vedo. Quello scende. No, e dai. Ok, ti prego, è l'ultimo colpo quello. Sia per me che per lei. Dai, dai, dai. Perfetto, che culo. Stavolta siete riusciti a fermarmi. Mancava dai. Tanto così sia me che a lei. Il tuo somarello. Somarello. E ora allontano lontano. Ma tu c'hai una claymore in mano. Tu c'hai una claymore in mano. Quello però non è Shrek, quello è il principe azzurro. Bene, siamo arrivati alle ultime 2 missioni, biscottino e lo scontro finale.
Vediamo l'album, giusto per curiosità. Sto primo piano di un nano, no, però dai. Questo Dabba, questo pure, questo è felice, questa è una statua di pietra, questi siamo noi e questi sono i... Sono circondato. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!